L'Empoli batte, anzi strabatte il Toro 4-1 al Castellani, un risultato ampio, figlio di una prestazione davvero maiuscola dei ragazzi di Andreazzoli, un successo importante che vale il sorpasso sul Genoa. A 90 minuti dalla fine della stagione l'Empoli infatti non è più terz'ultimo, è quart'ultimo, e anche se era vero il concetto che con due vittorie l'Empoli sarebbe stato comunque aritmeticamente salvo, adesso più che mai il destino è nelle nostre mani. Azzurri in vantaggio grazie al gol dell'ex Acqua, a inizio ripresa la pareggia Iago Falche, ma poi l'Empoli dilaga. Brighi è entrato da pochissimi secondi, segna il 2-1, poi Di Lorenzo e poi Ciccio Caputo cala il poker. E adesso davvero, davvero tutti, ma proprio tutti a San Siro, ci deve essere un esodo da parte della città per quella che sarà una gara importante, che potrebbe, puntini. Andiamo per Pianeta Empoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, una vittoria incredibile non soltanto per il punteggio ma per la prestazione, forse la più bella della stagione, ma bella è questa rimonta che abbiamo compiuto, adesso abbiamo superato anche il Genoa, siamo agli ultimi 90 minuti con il cuore che batte molto forte e siamo, come sempre detto te, vivi, sempre più vivi. Sì, era il nostro obiettivo, ne abbiamo perseguito un altro. Sembrava che fossero parole e basta, è chiaro che le parole vanno sostenute dai fatti, ma io avevo la certezza non dei risultati ma che i fatti ci avrebbero confortato. E i fatti li fanno quelli che stanno là dentro, che sono persone per bene, che hanno voglia, gli è riconosciuto da tutti, io non mi stancherò mai di dirlo, perché qualsiasi tipo di richiesta che io faccio loro, ma anche la più stupida, hanno il piacere di farla e di condividerla con me, e quindi tutto diventa più facile. E poi dopo ci mettiamo anche il sostegno, come è successo ieri, del nostro pubblico, che è stata una spinta importante, come tutto è importante, anche le piccole cose. E la testimonianza è venuta nel pomeriggio, avevamo detto che era una gara che cominciava alle 16 di ieri e finiva alle 17 di questo pomeriggio, così è stato. E con ampio successo, e con ampio merito, e con la soddisfazione di tutti, abbiamo giocato un bel calcio, un calcio realizzativo, non solo propositivo, anche limitativo nel senso del risultato, perché poi Sirico è stato bravo due o tre volte, qualcosa abbiamo sbagliato, ma che è normale, ma le proposte ne abbiamo avute un'infinità. E di questo siamo contenti. Un po' di rammarico è sempre, come diciamo, sul fatto che purtroppo abbiamo una gara da giocare, mi piacerebbe avere un girone di ritorno da fare a questo punto, perché la squadra ora è un po' incerottata ancora e continua a essere incerottata, a cominciare da Rade ieri che l'abbiamo perso fino alla fine, però ha una capacità di sacrificio e di applicazione, di sofferenza che è notevole, e quando ci sono queste componenti dopo è chiaro che i risultati non possono essere che questi. Ecco, sì, c'è da sottolineare proprio l'atteggiamento della squadra dei ragazzi, penso a alcuni singoli come Acqua, insomma, che è sceso in campo con un atteggiamento, diciamo, propositivo, penso a Brighi soprattutto, che ha fatto una mezz'ora incredibile segnando anche il gol che poi vi ha riportato in vantaggio. Sì, tu hai puntualizzato su due, sì, sui quali sono meno utilizzati. Sì, quindi sui quali sono d'accordo, ma è chiaro che chi è meno utilizzato è penalizzato. Intanto perché non ha la soddisfazione di partecipare, e poi chiaramente non ha nemmeno la condizione per partecipare al meglio, e non è semplice entrare in una gara
come era indirizzata in quel momento e fare subito la differenza come ha fatto Matteo Brighi. Però Matteo Brighi potrebbe essere per l'età è uno dei più vicini a me, però diciamo che io lo sento come un mio figlioccio e non avevo nemmeno il minimo dubbio che lui potesse darci una mano, perché con i suoi silenzi, con la sua partecipazione, con quello che riesce a dare dentro lo spogliatoio è indispensabile. Noi lo sapevamo, l'anno scorso io gli ho chiesto di rimanere, che scegliesse lui che cosa voleva fare, se voleva fare il mio collaboratore, se voleva fare il team manager, se voleva fare il calciatore, che scegliesse lui, perché non volevo privarmi di una persona del genere. E lui ha scelto ancora di fare il calciatore e noi siamo contenti che lui ha fatto questa scelta. In campo, mister, vanno i ragazzi, il lavoro poi lo fanno loro, fai bene ad evidenziare anche lo spessore umano di questa squadra, perché è vero, c'è ed è alto, però non mi stancherò di sottolineare che il fulcro di questa stagione è stato il tuo ritorno. Hai rimesso a posto quei cassetti, no, che ti ricordi, di cui tu parlavi quando sei tornato, piano piano li hai rimessi a posto tutti, a partire da una fase difensiva che sta diventando gara dopo gara impeccabile. Ti chiedo una parola anche su te stesso, sul tuo lavoro, sul tuo orgoglio, sulla tua soddisfazione di questa striscia incredibile che hai fatto da quando sei tornato. Sarebbe stato un suicidio non farti tornare. Vabbè, intanto diciamo che io non sono solo a lavorare, perché ho uno staff medico a disposizione che si dà molto da fare, ho un gruppo di collaboratori che sono eccellenti e che lavorano tutto il giorno, perché noi ci presentiamo alle 8:30 la mattina e andiamo via alle 7:30 la sera, e quindi dopo i risultati e le risultanze del lavoro sono frutto di applicazione, ci mettiamo tutto quello che abbiamo e poi dopo magari siamo stati anche bravi a individuare dove incidere un po' di più. Abbiamo dovuto avere un po' di pazienza per riassestare quei cassetti ai quali tu facevi riferimento e piano piano, dopo, tutte le situazioni sono andate quasi a posto e c'è ancora tanto da fare, però purtroppo mancano le partite. L'ultima giornata, Fiorentina e Genoa che lottano con voi per la salvezza si scontreranno, voi giocherete con l'Inter. Che effetto ti fa scontrarti con Luciano Spalletti, con il quale tra l'altro hai condiviso una vita sportiva? Ah, un piacere enorme. Intanto andare a disputare una gara in un contesto come quello, giocare a San Siro è sempre, vi assicuro, è sempre una bellezza. E poi dopo confrontarci con Luciano sarà ancora più piacevole, no? Perché speriamo, ci auguriamo, mi auguro e auguro a lui che alla fine della partita si possa essere tutti contenti e abbracciarci in mezzo al campo. Senti, ultima settimana di lavoro, prima degli ultimi 90 minuti, come la si gestisce anche al netto della situazione attuale conquistata sul campo? Come la si gestisce? Cosa si va a dire ai ragazzi? Cosa si va a toccare? Cosa si va ad allenare? Quello che si è fatto la settimana che è appena passata o quella precedente ancora, cerca di mettere a punto i dettagli, il risultato ti dà una mano perché chiaramente porta entusiasmo, anche se non è che ci sia bisogno di andare a toccare tasti particolari. La convinzione c'è, conta molto la testa in questo momento più che le gambe, perché le gambe ora ce l'abbiamo, e col cuore, credi a me che col cuore, con la volontà, con l'applicazione si va molto lontano sempre, e fra persone serie non occorre stare a stimolare più di tanto.